sarà la copertina del 2018 del PD? Giacchetti. Giacchetti? Sì. Preferisco Luca e Renzi. Senza Renzi, senza la foto di Renzi. Ma perché hanno avuto sta batosta colossale? Ecco perché. Tanti possibili leader, ma niente primarie per il momento. Il PD del dopo Renzi si affida al ministro Martina e lui il segretario reggente fino ad aprile. Ma fuori dal Nazareno si gioca a scommettere su chi sarà l'uomo del rilancio. Questo mi piace. Sì, mi piace Del Rio. Perché mi sembra una persona posata, misurata. Le piace Chiamparino? Chiamparino, Chiamparino, sì. Guarda, assomiglia a me. I Renzi l'avete visto, no? Renzi non è venuto. Più giornalisti che altro. Qualche consiglio da dare al PD che sono in difficoltà in questo momento? A noi che siamo in difficoltà non ci vedete? Onestamente la gente si aspettava di più, no? Ci ha avuto le carte e non si è giocate. Ciaone. Ciao Renzi, buon viaggio. Quando hai detto ciaone, hai detto te ciaone. Ti ricordi quando avevamo detto che eravate in partito de merda? Non è vero, scherzavamo. Fuori dal Nazareno c'è chi veste i panni del vincitore. A me basta che ci danno una mano a fare sto governo. Dateci una mano, graziato. Stavamo a scherzare. Allearsi o non allearsi col Movimento 5 Stelle? Tu che faresti? Io espatrierei. Devono governare insieme. Guardi, il discorso è che se sono intelligenti lo dovrebbero fare. Se uno butta merda su un altro sarebbe un po' un paradosso, no? La Lega è un po' strana, lasciamo perdere. Meglio 5 Stelle PD. Meglio 5 Stelle PD. No. Evviva Duce! Duce! Il PD ribadisce che starà all'opposizione, niente accordi col Movimento 5 Stelle. L'unica voce fuori dal coro è quella di Emiliano. Questo è l'ultimo comunista che c'è stato. Questo è l'ultimo, altri sono tutti qua, non è un buffone, capito? Forse Emiliano può fare qualche cosa. Emiliano? Emiliano penso. Uberlo rilancia il partito per te? Sì. Lo metteresti in copertina? Sì. Renzi è il grande assente, al Nazareno c'è solo il sosia. Renzi, chi ti sostituirà in segreteria? Il dopo Renzi chi lo farà? Chiamparino, Del Rio? Del Renzi. Non esiste un sostituto di Renzi. Renzi, punto e basta. Ma bruciali. Bruciamoli. Falò. Come si riprendono dalla crisi, dalla batosta? Speriamo che crollino di più, guarda.